Ciao ragazzi, buongiorno. C'è anche Rocco qui dietro di me. Bentornati sul mio canale e bentornati nel mio salotto. Allora, oggi parliamo di un argomento che so, insomma, me l'avete chiesto, ce l'avete chiesto, perché a me e Alberto per mesi, mesi, mesi. E noi abbiamo sempre, insomma, tentato di evitare il discorso per nostri motivi, insomma. La motivazione fondamentale è che non ci interessa parlare dell'argomento doping perché non vogliamo spingere nessuno a far uso di sostanze per riuscire ad avere dei miglioramenti fisici. Però oggi ho ritenuto importante fare questo, diciamo, video per spiegare alcune cose, e mi riferisco soprattutto alle donne. Parliamo di bodybuilding al femminile, per farvi capire, insomma, quello che può succedere nel fisico di una donna quando si affrontano certe situazioni. Allora, io vi ho sempre detto, e l'ho detto sempre a tutte le mie clienti, a tutte le persone che ho comunque seguito, che per riuscire ad avere dei risultati, se non si hanno, diciamo, delle mire agonistiche, non è necessario prendere niente all'infuori di integratori che possono essere, sali minerali, vitamine, eccetera. Cibo e buon allenamento. Questo è tutto quello che ci serve, ok? Per riuscire ad avere dei risultati. Cosa stai facendo, Rocco? Stai cercando la posizione? Ok. Quindi, parliamo di persone che non hanno intenzione di fare gare. Laddove invece c'è, una volontà di diventare un agonista e quindi di salire sul palco, a meno che non si intraprenda, diciamo, la carriera da bikini, al di là che io so di alcune bikini che fanno qualunque cosa, fanno preparazioni peggio di quelle delle bodybuilder, però insomma, ragazze, ecco un'altra cosa che mi interessa dirvi. Fate attenzione quando vi approcciate a un preparatore o a un coach, se volete gareggiare, fate attenzione, a chi è questa persona, perché purtroppo l'uso e l'abuso di sostanze, vi fa del male e il male lo fa a voi. Dal vostro coach, il vostro preparatore, gliene frega niente. Una volta che siete sottoterra, che siete andati all'ospedale, a loro non gli interessa niente, l'importante è guadagnare. Quindi fate molta attenzione a chi scegliete. Quindi, prima di tutto, interessatevi alle persone adatte, alle persone competenti. Due, ci sono delle cose che è giusto sapere, perché io insomma, rimango sempre un po' allibita. Quando sento persone che si scioccano perché sono diventata così e non lo sapevo, è stata colpa di questo, quest'altro, quell'altro, perché mi ha fatto prendere questa e quest'altra cosa, no? Ma allora, ragazzi, siamo qui, parliamo di gente maggiorenne, quindi laddove intraprendete una strada che vi fa, insomma, imboccare quel sentiero lì un po' pericoloso, cioè quello del doping, dovete sapere esattamente quello che vi succede. E se non lo sapete, io cerco di spiegarvelo. Allora, ci sono, ovviamente ognuno di noi è diverso, a seconda poi della sostanza che si usa, si possono avere delle problematiche differenti. A volte la genetica, la predisposizione
personale, la tolleranza al farmaco fanno sì che ci siano persone che si bombano, per dire, tutta la vita e sono sane sempre. E c'è gente che fa un ciclo e va all'ospedale. Al di là del tipo dei prodotti che scegliete, perché magari sono fake, e, ok, però c'è anche una tolleranza a questo, tolleranza al farmaco. Per cui ovviamente gli effetti collaterali non sono per tutte e per tutti, parliamo anche di uomini, perché poi alla fine no, le sostanze quelle sono e i rischi quelli sono. Però ovviamente nelle donne ci sono delle alterazioni fisiologiche irreversibili, irreversibili. Significa che una volta che siete diventate in un certo modo, non c'è più modo di tornare indietro, anche se smettete di fare uso. Perché quell'alterazione fisiologica ormai è così. E parliamo di una cosa. Esempio, noi donne, se usiamo gli anabolizzanti, comunque prodotti che ci fanno aumentare le masse muscolari, non aumentano soltanto le masse muscolari, ma c'è anche una parte del nostro corpo che aumenta abbastanza evidentemente, e parliamo del clitoride. Una volta che c'è l'ispessimento del clitoride, ragazzi, potete smettere di fare uso e quello rimane di così, ok? Quindi sappiate che questa è una delle cause del uso di prodotti. Seconda cosa, si spessiscono le corde vocali, quindi va da sé che la voce di una donna subisce un'alterazione. È la verità quando io mi sento dire, mi sento dare del trans, perché effettivamente un po' come l'uomo che tenta di diventare donna, prende gli ormoni femminili, quindi gli cambia la voce, un po' le donne che prendono gli ormoni maschili altrettanto fanno il processo inverso. Quindi c'è questo ispessimento e la voce diventa molto più profonda. La voce di una bodybuilder è una voce inequivocabilmente di una persona che fa uso di sostanze. A me basta sentire come parlo una ragazza per sapere se ha fatto uso o non ha fatto uso. Poi, ok, la guardo fisicamente, ma a volte anche se fisicamente non sembrerebbe, perché magari mangiano male e se ne hanno peggio, hanno delle voci che ti fanno ovviamente presupporre che queste persone hanno usato e tanto, e a volte anche in modo esagerato, ok? La crescita di peli sul viso, quello è un altro problema, serio, è un altro problema, e lì fin tanto che fate uso di sostanze anabolizzanti, purtroppo è una conseguenza che è impossibile evitare. C'è il laser, sì, c'è il laser, però effettivamente poi il laser, se tu non smetti di usare, serve ben poco, aiuta in parte, ma non risolve completamente il problema. Quindi già queste tre cose sono tre cose un po' importantine, quindi ispessimento, quindi ingrandimento del clitoride, ispessimento delle corde vocali, quindi un abbassamento del tono della voce molto più profonda, peli sul viso. Quindi barba e baffi, riassumiamola così in termini molto più schietti. E, altra cosa che dà molto fastidio sia alle donne che agli uomini, ovviamente, perdita di capelli. Purtroppo anche questo è un effetto irreversibile. Vi potranno raccontare mille panzanate che se smetti poi i capelli ricrescono. Non è vero,
o perlomeno è vero in parte, ci sono tanti prodotti che aiutano a evitare la perdita smodata di capelli, ma tendenzialmente purtroppo la folta chioma che si ha prima di se la si ha. Io ce l'avevo, una foltissima chioma e non di extension, parliamo di capelli miei veri, e purtroppo quella folta chioma lì, addio, salve, arrivederci. È vero che poi anche con gli anni, con l'età dello sviluppo, pipipipipipera, le tinte, insomma, raccontiamoci quello che vogliamo. Comunque sia, quando usate dei farmaci, purtroppo quel tipo di farmaci, purtroppo questa è un'altra di quelle tristi conseguenze alle quali non c'è una soluzione. Ragion per cui la stragrande maggioranza delle mie colleghe bodybuilder ha una parrucca in testa. Non perché siano pelate, ma perché i capelli diventano talmente fini e talmente radi che a quel punto lì sono brutti, e allora a quel livello, tanto meglio, molto meglio mettere una bella parruccona. Ormai ci sono delle parrucche che sono straordinarie, soprattutto per le ragazze di colore, non ci si rende neanche conto che siano parrucche, sembrano capelli veri, e quindi vai di parrucca, però insomma direi che ecco. Vi ho elencato 5, 5, 2, 3, 4, 5, sì, problematiche che riscontrano tutte le ragazze, tutte le donne che fanno il mio sport e che bisogna avere bene in mente prima di cominciare, perché se no son guai seri. Cioè io, Barbara, quando ho iniziato a gareggiare, a fare l'atleta, sapevo benissimo i rischi che correvo e le conseguenze fisiche che avrei avuto facendo una determinata scelta, ma non me ne è mai fregato niente. Io volevo vincere, io volevo arrivare con la barba, con i baffi, col clitoride più grosso, con la voce più bassa e con i capelli un po' più radi. Non me ne fregava niente, io volevo i muscoli. Sapevo esattamente a cosa stavo andando incontro. Quindi io non accetto quando sento gente che si lamenta degli effetti collaterali e noi stiamo parlando di effetti collaterali soltanto, diciamo, irreversibili, poi ce ne sono molti altri ancora più gravi. Parliamo dei problemi cardiaci, cardiovascolari. Parliamo dell'amenorrea nelle donne, che è una conseguenza insomma abbastanza nota, perché abbiamo un grasso corporeo, cioè una quantità di grasso corporeo talmente bassa che è ovvio che il nostro corpo è come se fossimo delle anoressiche, no? Quindi tendenzialmente sparisce il ciclo. Se volete dei figli, comincia, può diventare un problema, ovviamente. Poi ci si può far controllare dal ginecologo, quindi tutto molto gestibile. Ma bisogna sapere a che cosa si sta andando incontro. Un'altra conseguenza può essere la causa, insomma, di tumori. L'uso di sostanze anabolizzanti può aumentare anche questa problematica. Ce ne sono. Cioè, ne potrei elencare milioni, problemi renali, insomma, una quantità di problemi fisici, che se si dovessero davvero guardare a mente fredda, uno si dovrebbe spaventare e quindi evitare di buttarsi in questo stillicidio. Ma c'è un ma. Cioè, quando si inizia a fare delle preparazioni chimiche, purtroppo poi si diventa dipendenti, perché gli uomini, un po' perché poi ne va dell'orgoglio, quindi l'ego, tradito perché quando si smette di usare si ha molto meno forza, il fisico cambia, eccetera, no? Quindi sempre dentro. E le donne, idem, le donne che fanno comunque il mio sport vogliono essere sempre
a un certo livello, sempre con una certa fisicità, e quindi laddove smettono, ovviamente questa cosa viene meno, o comunque è molto più difficoltosa gestirla e mantenerla, per cui si diventa un po' ridrogati. E io dico, guardate, a meno che non siate veramente degli atleti promettenti, quindi a meno che davvero, e io non lo sto dicendo per spingervi a farlo, no? Però io ragiono da atleta e dico, posso capire una scelta laddove c'è una quasi certezza e consapevolezza che si possa arrivare a fare grandi cose. Laddove manca la genetica, non avete predisposizione, siete delle persone che poi non fanno neanche tutto il resto perché si allenano male, mangiano peggio, insomma, come fa normalmente la gente che frequenta le palestre, fare uso di sostanze, quindi fare preparazioni chimiche per avere un aiuto e pensare di avere una scorciatoia, è soltanto un errore drammatico. Perché purtroppo da quella strada lì difficilmente riuscirete ad uscirne e difficilmente riuscirete ad uscirne sani, perché ragazzi parliamo di farmaci e il farmaco a lungo andare dei problemi ve li crea. E i problemi più gravi sono quelli silenti, quelli che voi non sentite, ma arrivano dopo tot anni. Ok, a volte anche quando avete smesso, perché ormai la salute è stata compromessa e voi non lo sapevate perché magari non vi siete fatti le analisi del sangue, non vi siete fatti dei controlli medici e avete fatto uso e abuso, no, di queste cose che considerate come le caramelline. Qua non si gioca, non si scherza per niente. È morta e sta morendo un sacco di gente, sono morti un sacco di atleti e io ragazzi davvero l'ho già detto, lo ripeto anche qua, ho smesso di gareggiare anche un po' per questo, perché sinceramente rischiare la vita perché i livelli si sono alzati a dismisura e continuano ad andare sempre su, rischiare la vita per una coppa. Adesso, quando si è professionisti e si è dei vincenti, si riesce anche a guadagnare bene se si è americani. Ma noi europei, o in Italia, per salire sul palco a una gara nazionale o regionale e prendere in mano una tollina perché ti danno in mano la coppa del nonno o la medaglietta di carta stagnola. E voi vi siete ammazzati, ma insomma io starei molto attento e eviterei di fare una scelta che poi mi compromette la vita in modo globale. Spero di essere stata chiara. Ho voluto fare questo video semplicemente perché ho tante richieste di ragazze che vogliono, no, intraprendere la strada del bodybuilding. Io lo sconsiglio a tutte perché è una scelta estrema. Ci sono delle categorie minori, ma purtroppo anche queste presuppongono l'uso e tanto delle stesse sostanze, quindi non ci si salva. Insomma, la strada del bodybuilding è questa ed è segnata fin dall'inizio. Quindi pensateci molto bene, se decidete di farlo, attenzione alle mani in cui vi mettete, perché purtroppo si parla sempre solo di guadagnare dei soldi e mai di salute e attenzione della salute delle persone che si seguono. E questo, io ci tengo a essere sempre più chiara nei discorsi che farò e nelle cose che ho fatto, quindi l'esperienza che vi posso dare. Perché mi dispiace quando vedo persone che stanno male, persone che finiscono all'ospedale, oppure vedo amiche, amici che muoiono un po' così. Quindi direi che dovete fare attenzione, stare molto attenti e informatevi. Perché oggi, nel 2023, essere ignoranti su determinati argomenti è pericolosissimo. Lo è sempre stato, ma oggi con l'informazione che abbiamo basta digitare per evitare di fare degli errori enormi.
che ci costano la vita o costano la vita di qualcuno a cui vogliamo bene, ok? Per cui state attente ragazze, sappiate che se fate un determinato tipo di scelta, quello che vi succede è quello che vi ho elencato, né più né meno, anzi forse di più, ma di meno no. Quindi se siete pronte a diventare così, io ripeto, io mi piaccio così, non ho mai avuto dei ripensamenti o ci sono rimasta male perché certe deformazioni e certi cambiamenti fisici miei non sono più reversibili. Lo sapevo fin dall'inizio, scelta mia, no? Per cui, però, se voi iniziate a fare questo percorso, sappiate che ci sono delle cose che effettivamente vi cambieranno per sempre. Ragazzi, attenzione alla salute, fate le cose con la testa, mi raccomando, qui parliamo di vita, non si parla del gioco, no? Si ride, si scherza, anche noi ridiamo e scherziamo, che con Alberto facciamo video un po' stupidini, però a volte è giusto anche informare le persone laddove comunque c'è un'esperienza che vi può raccontare. Io spero di avervi detto tutto, se avete domande me le fate nei commenti, ovviamente, se volete sapere qualcosa in più chiedetemelo, cliccate like per piacere, così continuiamo a riportare sul nostro canale. Iscrivetevi e basta. Al prossimo video. Io non so più dove è finito Rocco. Rocco è qui che dorme, sempre sul suo cuscino bianco, con le due zampine davanti al faccino, e vi salutiamo. Ciao ragazzi!